Secondo Kaspersky, starebbe venendo distribuito un malware tramite la falsa installazione di Windows 11. La minaccia si mascherebbe da sistema operativo di nuova generazione Microsoft per infettare i sistemi dei poveri utenti, ignari di ciò che sta succedendo. Windows 11 è alle porte e nonostante sia disponibile la build in anteprima per gli utenti aderenti al programma Windows Insider, molti ricorrono al magico mondo di internet per ottenere il file di installazione di Windows 11, senza eseguire i metodi ufficiali. Questo fa sì che alcuni utenti siano fortunati, riuscendo davvero a scaricare e installare il nuovo sistema operativo, ma altri utenti sono invece vittime di malware e altre minacce informatiche. Come riporta PC Mag, Kaspersky afferma, per esempio, che un malware contenuto in un file chiamato 8637_Windows11Build ha aumentato la dimensione del file a 1,75 GB utilizzando un file DLL che contiene molte informazioni inutili, per creare l'illusione che fosse un legittimissimo strumento di installazione di Windows 11. Kaspersky afferma che l'apertura di quel file richiama una serie di programmi di installazione che assomigliano a una normale procedura guidata di installazione di Windows, completa di un contratto di licenza che indica che installerà anche del software sponsorizzato, il che è vero in un certo senso, tranne che in questo caso il software aggiuntivo è un malware piuttosto che una versione preinstallata di un gioco come Candy Crush. Il malware installato può essere molto ampio, da un adware relativamente innocuo che le nostre soluzioni classificano come non virus, a virus a tutti gli effetti, come password stealer, exploit e altre cose spiacevoli. Kaspersky afferma che i suoi prodotti che mirano a offrire una protezione ai dispositivi hanno già sconfitto diverse centinaia di tentativi di infezione che utilizzavano schemi simili relativi a Windows 11. La società consiglia agli utenti PC che desiderano utilizzare Windows 11 prima della sua release ufficiale di aderire al programma Windows Insider, che è attualmente l'unico modo legittimo per installare il sistema operativo. E voi cosa ne pensate? Avete già provato Windows 11? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di iscrivervi per non perdervi i prossimi contenuti video.